E rieccoci qui con il primo video dell'anno. Questo era l'ultimo episodio di Symphony of the Night, il secondo episodio extra, se vi ricordate. Dovevo farlo prima di partire, ma per il Capodanno, ma alla fine tra una cosa e un'altra non ci sono riuscito. Quindi oggi vediamo la Maria Maud, che è l'altro personaggio, terzo ed ultimo personaggio utilizzabile di Symphony of the Night. Ovviamente run simile a quella di Rick, in teoria più facile, non agonizzante come quella dello scorso episodio, no? Che tra l'altro era l'ultimo l'ultimo video di quell'anno lì. Quindi abbiamo la nostra Luck Mode, Richter Mode che abbiamo finito insieme. Poi avete visto che alla fine solo 19 minuti. Sopra c'è scritto infatti metti Maria, immettiamo Maria. La mettiamo qua sopra Richter, almeno capiamo bene, ci ricordiamo. Mi sono informato su questa modalità, non l'ho mai fatta sinceramente, ma la differenza, aspetta, ok, avviamo, la differenza tra la versione PlayStation e la versione Saturn, ecco, lei inizia direttamente qua, perché qua siamo sulla versione PlayStation. Lei lancia i Goofy come quando era piccola su Rondo of Blood. Ovviamente anche lei una mossa per tornare su. Alla fine si è scoperto che questi bocce della vita servono. Non so se solo a lei o anche a Richter. Lei c'ha la scivolata come Richter. C'ha come Richter lo scattino famoso. Però, dicevo, la versione Saturn lei ha tutto un set di mosse particolari, di magie, che qua non ha. Però secondo me questa versione è la migliore. Adesso spiego perché. Orca miseria, già mi ha fatto un botto di danno. Devo stare attento. Oh, caspita. C'ha l'item crash. Sì, con l'attacco normale posso, con l'item crash normale, lei fa lo stand praticamente. Come sarebbe Maria Doll quell'attacco lì. Lei c'ha il doppio salto, quindi è anche più comoda di Richter. La sfondiamo. Perché dicevo, lei usa il potere dei quattro animali sacri che sono della mitologia giapponese barra cinese. Sono i quattro guardiani di un qualcosa, adesso non me la ricordo sinceramente. Forse per loro al di là, perché sono quattro porte, una nord, una sud, una est e una ovest, guardata appunto, sorvegliata da questi quattro guardiani. Beh, questo è anche più facile farlo. Ecco, devo stare attento per fare ste prove. Vabbè, adesso comunque ci siamo. Pare anche più facile fare il saltino così. Ok, perfetto. Adesso devo stare un po' attento. E quindi lei aveva dei comandi dove, nella versione Saturn, che ricordiamo è un po' peggiore a livello di sprite, forse. Ah. Ecco, qua devo stare attentissimo. Che voglio arrivare al salvataggio, esattamente. Salvataggio che di solito non si usa, ma noi per comodità lo usiamo. Quindi aveva dei comandini tipo gli incantesimi di Alucard per poter, diciamo, eseguire le mosse dei guardiani. Aspetta, vado. Passo la modalità live, ecco qua. Mentre qui usa degli item crash, per esempio, vedete qui come. Vedi, posso switchare, per ora ho solo bambolina e bambolina, che sarebbe lei da piccola, tra l'altro. E come item crash non ho altro che, aspetta, andiamo di qua a prendere un potenziamento. Quello che vi ho fatto vedere, che sembra lo stand. Vedi? Tipo Star Platinum, no? Ok, prendiamo. Questi alla fine contano. Ho letto una guida che contano, quindi li prendiamo anche noi. Oh. Ok, vabbè, non serve a niente, è solo. Quindi noi andiamo.
Aspetta, risalviamo, metti caso succede qualcosa di strano. Quindi lei con i comandini, come abbiamo visto per gli incantesimi di Alucard, lanciava le sue spell e evocava questi animali. Poi c'era la spell più forte che li evocava tutti insieme ed era invincibile, praticamente passava attraverso i nemici e faceva un botto di danni. Invece la versione PlayStation, comunque Xbox Live, questa qui. No, volevo dire una cosa. Laboratorio alchemico, ok. Cosa fa? In base agli oggetti, se lei può tenere due sub-weapon, che come avete visto ora per ora abbiamo solo la bambolina, no? Può tenere due sub-weapon che sono basate su, sempre sugli item crash, cioè scusate, sugli animali sacri. Ecco, devo passare attraverso qui. E hanno effetti differenti. Non mi piaceva la versione Saturn perché, per esempio, cioè, dei quattro animali sacri sono la fenice rossa Susaku, la tigre bianca Byakko, la tartaruga verde Gembu e il drago blu Seiryu, no? E tipo, per chi sa... Aspetta, qua come faccio a colpire? Vabbè. E faceva ridere che Byakko, la magia di Byakko, che è la tartaruga... Come faccio a colpire sotto poi? Ah, un po'... Aspetta. Perché non c'ho un attacco... Ah, il gatto. Il gatto cosa fa? Vedi? Va avanti così. Invece... Esatto. No, ok, stavo pensando una cosa. Sì. Qua prendiamo... L'altro potenziamento della vita, perfetto. Sì, questa sarà una run molto tranquilla, in teoria. Ultime parole. Esatto, così adesso ne abbiamo due. Abbiamo sia il gatto che la bambolina. Con la bambolina, vedi, lei alza le mani e fa solo, non fa niente. Invece se switchiamo nel gatto, con quadrato usiamo sempre. Questo è l'attacco dei gufi, è il suo attacco standard. Con suo e attacco... Lanciamo il gatto, la sub-weapon, come per Richter, insomma. Quindi niente di diverso, niente di strano. E con triangolo l'item crash del triangolo è Byakko, che praticamente ci fa usare la lama Vorpal, ed è bellissimo. E dicevo che preferisco questa versione perché nella versione Saturn, Byakko, che di solito è abbinato al... Oh, Madonna. È una... Madonna, non ci sto capendo niente. Queste vacanze mi hanno confuso. Allora. Quindi diciamo che nella versione Saturn la magia di Byakko è una magia di fuoco e non ha senso perché... scusa, è Suzaku quello di fuoco, perché dovrebbe fare questo lanciafiamme dalle mani, no? Però per fortuna in questa versione non c'è. In questa versione funziona così, non c'è neanche nessun comandino da ricordare, ma basta... Ma basta premere un bottone per attivare la mossa speciale. Qui c'è il salvataggio. Qua le mosse, diciamo, sono più coerenti con la lore di questi animali sacri, cioè. Perché mi ricordo che tipo, sì, quello di Byakko lei faceva sulla versione Saturn sempre, ricordo. Questo lanciafiamme dalle mani che non ha senso, Byakko non è abbinato a... Al fuoco, va bene. Qua, come sappiamo, possiamo già accedere qua come per Richter. Qua abbiamo la tartaruga e la prendiamo. Ah, posso tenere solo. Eh no, lo tengo via. Ah no, ecco, li posso tenere tutti e due. La tartaruga Gembu fa questo scudo che mi protegge sia avanti che dietro, abbastanza forte. Quindi meglio tenere due animali sacri, visto che l'altro non faceva niente, cappella reale. Voglio provare una cosa salvando. Se con Gembu riesco a passare attraverso i pericoli di questa scalinata senza prendere danno. Voglio proprio vedere se è possibile farlo. Ci siamo già a 9 minuti di live, stavo vedendo, mamma mia. Quindi vediamo. Lo faccio. No, mi danneggio uguale. Niente, andiamo a ricaricarci prima di morire.
Mi pareva strano, vabbè, ma non importa. Comunque Maria è sgravissima, forse è il personaggio più forte per fare queste cose. In teoria non dovremmo avere problemi. Come l'ultima volta con Richter, comunque Richter è tosto, eh. Qua è vero, per i boss come facciamo? Niente, usiamo un item crash, bong. E niente, sì, io posso lanciare il gattino. Ah no, ok, non funziona. E c'ha anche un dive kick, eccolo, questo qui. Se no uno fa... Ah, vedi? Non fa come... Non diventa invincibile come Richter nel... Volevo fare una prova, ma meglio andare piano piano. La mossa di Gamble invece è interessante, l'item crash di Gamble. No, dopo lo faccio vedere dopo. Quindi con Biacco facciamo una specie di lama warp al, di quelle delle armi forti, insomma, che si trovavano con Alucard. Ok, andiamo, let's go. Ma io posso anche saltarlo. Però lei ha più vita di Richter, sembra, eh? O forse lei veramente, solo con lei, gli oggetti aumentano la vita. Gambu fa una... Poi tanto lo possiamo rifarmare qua. Fa un attacco speciale fighissimo. Praticamente tutto quello che colpisce, poi dopo mi viene riassegnato come vita, praticamente. Straforte. Vabbè, tanto noi andiamo avanti come... Oh, bastardo. Adesso, ma io devo passare lì. Ci ha dato 190... Oh, oh! Mamma mia, sta spada mi sta... Rifarmo un po' di cuori, ora che si possono rifarmare anche dopo, eh. Beh, vedi, fa più, assorbe più danni con le altre spade attive. Invece con lui, Biacco! Mega forte, perfetto. Quindi per i boss non so, possiamo usare tutte e due, non c'è problema. Certo, non c'è l'Hydro Storm, ma in questi attacchi. Poi se li troviamo volevo farvi vedere anche gli altri personaggi, gli altri due animali sacri, ma non so se in questa run, visto che passeremo in posti prestabiliti per far prima, ce la faremo. Adesso il prossimo checkpoint. Ok, massimizziamo tutto. Poi con lei c'ha il doppio salto, quindi guarda che comodità, cioè non devo fare quelle bestemmie. Comunque sì, i piccioni normali non sono il top. Ah sì, ma noi ce ne sbattiamo. No. Let's go, 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 go. Vedi quanto è più rapido, siamo già qua praticamente. Adesso c'è il boss, vero? Che è il grifone, ma noi evochiamo Biacco. Se no facciamo Gambu, eh? Tipo appena scende. Oh, sto... Ok,
Magari non è banale, così. Vabbè che non fa niente di che, però. Oh, sto per morire, infatti non ho un piano B per i boss, effettivamente. E sono morto, in effetti pensavo fosse più forte Maria, invece come facciamo con i boss? Devo usare più le item crash. Perché nella versione Saturn basta fare sempre quello spell lì, perché lei c'ha una barra in più, no? Con la degli incantesimi. Chissà quanta vita aveva rimasto. Ah, me l'ha creata anche se ho cliccato qui, me l'ha cliccata qua, vabbè. Me l'ha creata lì. Va bene, non ce la escogitiamo in qualche modo. No, lo de... Ok. Perché questo, a differenza, al contrario di come sembri, protegge lo scudo di Gemmo, protegge anche da dietro, anche se qua... Quindi Gemmo ricarica la vita, con Biacco possiamo attaccare, infatti dopo anche con... Visto che tanto i boss obbligati sono sempre quelli lì... Quindi per me questa è... quasi una blind run, nel senso che più di così non so. Qua c'erano, dimmi un potere. Ah, peccato. Pensavo ci fosse un potenziamento. Infatti quei... Oh, che miseria. Quei brillantini sono la stessa animazione che ha il Dark Metamorphosis, no, il Dark Metamorphosis, sì, sia il Dark Metamorphosis che il Soul Steel, diciamo. Era giusto per passare. Che ci servono. Vabbè, poi i restanti 5 li prendo per strada. Chi l'avrebbe mai detto? Qua è facile tutto, però i boss che sull'altra run erano più easy sono più difficili. E dai, però. Non era successo così prima. No, non serve a niente fare questo. Prima l'avevo fatto easy. What?
Sì, però ho pochissima vita, così devo in qualche modo assorbire. Oh, il drago! Il drago! E lo fa. Lancia questo. Sì. Questo è l'attacco normale, diciamo. Così. Che sfonda tutto. E l'item crash ve lo faccio vedere adesso. Sono tornato indietro per accumulare di nuovo più cuori, diciamo, visto che adesso c'è il boss. E il drago è straforte, che poi sono gli stessi attacchi che ci fa Maria quando la incontriamo con Alucard, che ci mette alla prova, no? Il drago, sì, io manca solo la Fenice. Vabbè, l'ho speccato per sbaglio, vabbè, non importa. Volevo farvelo vedere, ma in verità conveniva spararlo singolarmente, sì. Ah, ha sbagliato. Può proprio togliere una sbaccola, eh? Ah, è morto, perfetto. Sì, c'è il drago, toglie veramente una balla. E quindi questo è il segreto della run. Usarlo normalmente, perché sì, la smart bomb, ovvero l'item crash del drago, è lui che si evoca e va in giro. Vedi, ogni tanto lo attivo per sbaglio. Sì, devo andare qui, non volevo controllare se c'è qualche potenziamento qua. Castle Keep, andiamo verso il Castle Keep. Perfetto. Oh, questi devono stare molto calmi, eh. Vedere se c'era qua. Qua di sicuro c'è un'altra sub-weapon. Vabbè, cavolo, toglie la sbaccola. Siamo al Castle Keep. Dove salviamo sia adesso che dopo. I speedrunner avrebbero già finito. Oh. Ah, visto che pare che lei continua, allora voglio andare anche in questo pezzo qui. Ah, che maledetti, non ci hanno messo. Ah, forse dopo solo. Sì, nel castello invertito sono i potenziamenti, va bene. Qua c'è il cuore, sicuramente. Oh, no. Ok. E andiamo al castello invertito. Fa ridere che alza le mani così. Non ho capito qua cosa cambia, che fa quell'effetto.
Fa come se si sostituisse, ma qua in verità, se come il gioco normale, ci dovrebbero essere potenziamenti della vita che. E infatti, visto che su Maria contano, li prendiamo. Non l'ho visto in una guida perché non so se su, ripeto, se su Richter contano, però su Maria sicuramente, perché faceva vedere che con la magia di Gambu, quella che assorbe la vita, fa da matti, fa vedere che è possibile. Allora a sto punto prendo anche questi qua. Qua non c'era un. No, c'erano solo dei cuori. Così ho rotto un po' il mio fioretto di andare solo nelle stanze necessarie, ma non importa. Ah no, prima salviamo, abbiamo detto. Se non altro. Oh! Il piccione è più controllabile. E poi ci puoi abbinare un saltino dopo, ok. Siamo a metà. Questo se tieni premuto fa qualcosa. Ah, beh, plana. Se tengo premuto mi pareva strano, bello. Qui che ci sono caduto mille volte con Richter, imbarazzante. E niente, si ritorna. Vabbè, posso lanciare una tomba, un drago. Vado fortissimo. C'era un potenziamento. Metà vita, incredibile, bastardo. Ah, dai. Boss subito, vediamo come ce la caviamo. Perfetto. Oh, full vita, mamma mia, bellissimo sprite comunque, anche Maria da grande top. Fortuna che ho trovato il drago è fondamentale. Poi qua è un drago fantasy, però in verità Serio è un drago orientale, no? Però come abbiamo visto nella sua item crush, no? Nella sua mossa speciale. Fastidio questi, guarda. Ma se io passo qui. Aspetta. Ok, qua c'è i danari, mi ricordo. Oh. No. Teniamo. Vediamo Drago e Gambu per ora. Qua io c'ho paura perché anche se siamo più agili. Vedi? Come facciamo qui?
Vabbè che qua posso... No! Però ci siamo, con lei possiamo semplicemente fare doppio salto e quindi si fa veloce, però... Però come facciamo a giostrarci tra i demonietti? Vabbè, userò una mossa speciale. Maria, let's go. Oh. Se noi la tanchiamo mi sa che facciamo prima. Sì, la voglio, vedi. Perché prima c'avevo poca vita e non volevo rischiare. Boh, quella l'ha lasciato perdere. Ah, fischia allora, vedi questo odio, sto pezzo. Cioè uno potrebbe per dire... Vabbè, niente. No, volevo dire se c'è qualcosa. Ricaricarsi con Gembo in qualche modo, vabbè. Ah dai, oh, questa l'ho sgarrata totale, ho lasciato troppe pantere intermittenti in vita, no, niente, niente, niente. Facciamo con calma adesso, dai. Cioè, facciamo, no, con calma, facciamo per bene. Torrione rovesciato, dai. Poi dopo non so come fate il Colosseo lì. Per il, vabbè, che dopo col boss abbiamo il salvataggio per il boss finale. Oh. Su giù, su giù. E su giù. Facciamo un po' di strada. Ok. Yeah.
Ok, let's go. Questa va bene, se mi supera la posso colpire tranquillamente. Tun 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 tun. Allora. Mi torna con lo stand. Magari in realtà si scopre essere l'attacco più forte. No, non volevo farmare, ma ci perdo in verità. Ho sbagliato. Oh, qua c'era la vita però, è vero. Na 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 na. No, via via. Via via via. Uff, mamma mia. Ok, mamma mia. Sì, ma il dramma non è finito. Adesso c'è da sconfiggere quei minotauri. Mi ricordo che mi hanno shottato. Voglio fare con calma. Vediamo con quanti draghi muoiono. Oh, però toglio. Perfetto. Perfetto. Optimus Prime. Sì, però adesso riscendendo ci sono di nuovo loro, però... È vero, come faccio? Che... Vabbè, tanto l'abbiamo salvato, possiamo fare delle prove. Perché lo scatto di lei, questo qui... Che fa? È impazzito? No, vedi. Lo scatto di lei non è forte come quello di Richter che passa attraverso. Quindi bisogna escogitare un'altra cosa. Colosseo rovesciato. Siamo proprio alle battute finali. Basta capire come fare il Colosseo rovesciato. Vabbè, sinceramente io farei... Ecco, appunto. No, non si fa in tempo a lanciare due draghi. Forse potrei, non lo so, usare la special. Secondo me la special di Seiryu ti rende invincibile, chi lo sa. No c'è un'altra strada da prendere, però io voglio fare quella classica.
No, anzi, forse questo è più tranquillo. Eccolo. No, pensavo che durante... Vabbè, lo sprite che si contorce. Cioè, siamo proprio alle battute veramente finalissime. Solo da capire come fare sto pezzo. Perché se ce l'avevo sulla linea retta, tanto è tanto, no? Però il suo scatto, ricordiamo, non diventa invincibile. Quindi cosa possiamo fare? Tipo questo qui. Vabbè, ho fatto una cazzata però. Così mi ricarico un po'. Vabbè, qua li ho bloccati, vabbè, ma giusto perché voglio capire una cosa. Voglio vedere... Ecco, volevo prendere queste cose qua. Vabbè. Questo un po' potrebbe essere un problema. Ah, vero, loro sono tangibili solo nella spada, quindi se io faccio così... Ah, ok. Semplicemente niente di trascendentale. Oh, allora, eh. Però adesso ci sono i nostri amici lupi mannari. Ce n'è un altro, eh. Perfetto. Ci siamo. Qua diciamo siamo tra virgolette safe. No, c'è lui che... C'ho paura un botto di lui. E lui come l'ho fatto l'altra volta? Niente che... Poi qua ce n'è un altro. No, 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 no. Lui è pericolosissimo. Lui potrei sconfiggerlo tranquillamente. Ecco. Che rogna. Mi era piaciuto come è andata a finire. Va bene, dai. Abbiamo capito. Dopo che fai quelli lì è easy. L'importante sono i minotauri all'inizio. Mamma mia. E quindi. Cioè, stavo pensando c'è qualcosa da dire. Questa è la. Fatto anche meglio forse. Questo si alza. Questo si alza, io passo giù. E questo si alza e passo giù. Comunque durante, è ufficiale che durante il cambio. Sapevo, perché lui fa i pugni e poi lo scatto, no? Perché questo è un mostro classico. No, ci sono arrivato con troppe poche, con pochi cuori. Volevo vedere se mi bastavano, ma... Va bene, dai, dai. Riusciamo a divertirci. Stasera, eh. Niente. La peggiore delle ipotesi è che scappero però, eh.
Oh, non si può velocizzare sta parte qui. Prima come ho fatto? Niente, sono andato a ignoranza e boh. Sono andato a ignoranza, aspetta, devo fare una cosa. E non so come procede, come si potrebbe fare. Ok. Gembu. Proviamo così. No. Diceva che dava la difesa. Ho visto prima un video, no? Che se ti attivi il guscio. Skip, skip, skip. Ah no, si può skippare. Dovresti essere pseudo invulnerabile, ma da entrambi i lati, ma evidentemente. Ci sono arrivato con troppa poca vita, però. Qua ne farmo un po', però dopo bisogna farmare un po' tipo qua, no, se io torno su. No, pochi cuori ci sono. Devi fare quella mini pausetta. Vedi, se te non li disturbi, loro sono contenti. No, ho sbagliato totalmente, perché adesso si sono rigenerati tutti e io non ho... Porca puttana, allora, eh. Niente. Praticamente non devo perdere tempo con i minotauri. Una volta superati, boh, non devo sprecare tutte quelle robe. Anche perché qui basta che... Madonna, sembra una roba super tecnicissima. Lì basta che ho sufficienti draghi da lanciare e si va. Ah. Sicuramente più facile di Richter, ma per certi versi, ma non lo so. Niente, oh. Tanto mi ha colpito il verme da dietro. Troppo appiccicati, secondo me. No, sto pensando se c'è qualche mossa invulnerabile. No, perché tanto è così. La scivolata neanche. Niente, perché tanto ti rimpallano a destra e a manca, quindi faccio come prima. Spammo il drago finché non me lasciano passare, buono. Anzi, provo a saltargli dietro così e poi vediamo.
Tanto un danno me lo prendo sicuro. Quindi se io facessi così. Guarda, no, perché la loro hitbox è tremenda. È tremenda la loro hitbox. Cioè loro c'hanno che fa male praticamente solo l'ascia e ti fa un botto di danni. Se facessi così tipo... No. Sì, però così... No, era per fare delle prove, niente. Lì comunque si può stare safe, ma è inutile perché tanto... Il Colosseo invertito, dai, vamos, nos. No, cribbio. Potevo passare attraverso anziché perdere tempo con la seconda shot. Basta andare con la pazienza. Ecco, sbagliato. Fai uno stop, doppio salto, fai uno stop. Opla, mi passi, grazie. Tanto loro sono delle creature incredibili. Cos'è lui che si rigenera? Ah no, sto andando piano perché ho detto ma... No, ho sbagliato. Ho sbagliato. Dov'è lui? Ah, questo è il vero boss finale, perché devo eluderlo senza che mi scassa, no? Ma che palle! E no, muoio, per 100% muoio, però. Adesso mi ricordo
Non ci dovrebbe essere nessun nemico. Perfetto, siamo al boss finale. No, di là c'è cosa, invece qua ci sono dei potenziamenti. No, qua c'è potenziamenti. Sì, però non abbiamo pochissimi cuori, adesso li farmiamo nella stanza sotto. Arriviamo a 99 di quelli. Cavolo, mi dispiace che non abbiamo visto la Fenice. Vabbè che non faceva niente di che. Faceva delle ali di fuoco. Vabbè, ma può darsi che c'era qua sotto, fa vedere. Ah, esatto, possiamo vederli tutti. Manca solo la Fenice che fa... con su quadrato, ecco, questo è l'attacco normale, invece l'item crash, ma invece io mi sa che la tengo questa, ti dirò, la smitragliazza. Infatti i miei preferiti sono, vabbè, il gatto che diventa bianco. Eh sì, teniamo questi, proviamo così. Oh sì, ciao, eh. Potevano mettere dei cuori più forti, va bene. Infatti, vedi, lei c'ha la stanza dei suoi oggetti, giustamente. Ciao. Ok, l'ultimo. Salviamo. Ci abbiamo la Fenice, tanto l'altro cos'è che c'avevo se no il gatto. No, Gambu. Beh, Gambu era forte in effetti, eh. Potevamo assorbire dei danni dal boss final. Vabbè, andiamo con questi, chi se ne frega. E ci siamo. Siamo quasi alla fine del secondo episodio extra di Symphony of the Night. Ecco, visto che comunque avete molto gradito questa serie, la più performante di quelle che ho fatto praticamente. E c'è Shaft. Però la smitragliata fa, eh? Secondo me non gli mancava tantissimo. Perché comunque mi devo muovere, non è che sono invincibile. Black Marble Gallery. Oh, allora.
Ma questo fa qualcosa. Ma come si evita quello, bestia? Forse a lui gli fa più il drago, io ho visto che lo usavano il drago, non so, che idea. Oh, ma allora, per me questa è la parte, quella dei salti così con su giù, che mi fa innervosire in una maniera finta. Porca miseria, ma quindi come fai? È full screen. Sinceramente non lo so. No, il drago mossa finale è una sola. Cioè, costa tanto, ma cavolo, dovrebbe fare molto di più. Perché costa un sacco di cuori, diciamo. Poi in verità ognuno ha un elemento, no? Avevo letto, però è complesso qua. Cioè, almeno qua il boss è un po' più avvincente perché non è che usi un tasto solo, però dai, quanto sarà rimasto? Perché lui usa quelle sferette del cavolo per fare, no? Tremendus, allora, stai. Boh, non lo so. Volevo dire una cosa. E niente, proviamo con queste. Se no, le altre mosse, boh, non so se sono così efficaci. No, sì, stavo controllando una cosa. Come here!
Oh, quelle non le riesco a evitare, incredibile. Non le riesco a evitare. Ah, per me, guarda, gli manca veramente poco. Voglio dire se c'era. C'era no, ok. Poi chissà se dopo buggerà il video come è successo le altre volte. A stare attenti e basta. Porca miseria, però ho visto una volta mi... Pure che c'era un problema nello streaming. Ah no, va bene, tutto regola. No, comunque, boh, non lo so. In teoria così è il top della combinazione, perché... Ma cos'è che mi ha colpito? Ti giuro non ci ho capito niente stavolta. Dai, dai, per favore. Manca solo questo. È la combinazione migliore di attacco perché tanto non c'ha in teoria troppa vita. Oh. Oh, ma vedi che gli faccio giù su, giù su. Ok. So come ho fatto, ma adesso io non tocco nulla, eh. No, vedi, stavolta lo fa vedere l'FMV, che è per tutti uguale, nel senso è sempre quello dove il castello viene distrutto, eccetera. Che poi mi sa che è lo stesso del finale cattivo di del bad ending di Alucard.
Invece su quello di Richter ce l'ha skippato, vi ricordate? Non so se chi ha seguito. È perfetto. Adesso poi durante i titoli di coda vi dico un po' di cose. In teoria ci dovrebbe essere Maria, esatto. Che sarà la thumbnail del video, non dice niente. E su queste note ci salutiamo, perché questo era l'ultimo episodio su Symphony of the Night. L'abbiamo proprio spolpato. Abbiamo visto la Luck Mode, che praticamente è il gioco normale con delle stats alterate. Così vi ho potuto mostrare anche delle armi segrete, eccetera. Abbiamo visto prima della fine dell'anno il primo episodio extra che riguardava Richter, il primo personaggio utilizzabile dopo Alucard, che comunque bisogna, per accedere a tutte queste tre modalità che abbiamo visto, c'è da dire che bisogna completare il gioco almeno una volta. Io l'avevo già fatto, ah no, mi sa di no, perché forse in questa versione no, non saprei, perché io anche quando l'ho riscaricato, l'ho comprato nel 2018 questa collection, sono partito direttamente con la Luck Mode, perché tanto il gioco lo so a memoria, dici basta, no? Quindi abbiamo visto Richter e Maria, che sono questi due personaggi extra che, come avete potuto vedere, sono molto più arcade e hanno un loro gameplay particolare. Richter si affida alle sue mosse classiche dei Castlevania, mentre Maria si affida ai quattro animali sacri, no? Delle leggende giapponesi slash cinesi, perché le ho riviste in entrambe le culture, ma è da capire meglio se vi informate, se siete curiosi, no? Che poi non c'entra niente, in un'ambientazione occidentale come questa un po' stonano questi animali sacri, potevano usare altri animali, non so, mitologici. Comunque, infatti, quando lei lancia il drago, è un drago occidentale, poi vabbè, durante la mossa finale è la sua vera essenza, il drago orientale. Poi c'è Biacco, la tigre bianca, che fa come la lama Vorpal sul gioco base. La Fenice spara queste onde che ci hanno salvato adesso durante il boss finale, che c'erano, perché durante l'attivazione sei per un mezzo secondo invulnerabile, mi pare di aver capito. E Seiryu, che assorbe la vita, può assorbire un sacco di roba. E adesso vedremo quali altri progetti ci attenderanno quest'anno. Sì, questo lo devo fare prima di partire, questo episodio, che era praticamente una blind run, fondamentalmente, perché non avevo mai giocato a questa modalità. Ed è diventato invece il primo video del 2023, ma va bene lo stesso. Abbiamo la Castlevania Collection base, nel senso quella con gli episodi classici per NES e anche per Super NES, vediamo, e anche per Mega Drive ovviamente. No, quali c'è in quella? No, c'è parecchia roba in quella collection. Quindi vedremo di far quello di un altro gioco. Adesso avevo due o tre progettini in mente, quindi ci rivediamo in quelli lì. Grazie per aver seguito queste run con gli episodi extra. E ho visto che ha riscosso abbastanza successo, nel senso, per quanto io sono un poveraccio a livello di, cioè sono appena iniziato, l'hanno visto in 43 persone quasi tutti gli episodi, ogni episodio ha 43 views, tranne alcuni centrali, quindi sono mega contento. Perché comunque io lo faccio per condividere questo hobby, no? Questa, diciamo, questo retro gaming, i videogiochi, retro gaming e non alla fine, no? E vediamo prossimamente cosa fare. Adesso io avevo in mente qualcosa, ma mi ero scordato. Comunque adesso posso disinstallare, speriamo per l'ultima volta, Symphony of the Night, anche se mi ha divertito un sacco rifarlo tutto, quindi di farlo con voi o con chi seguirà in futuro il video su YouTube che caricherò in differita. Quindi sono
sono contento di averlo rivissuto un'ultima volta, poi magari tra 10 anni ci rigiocherò, tanto è un gioco che mi piace sempre, mi prende sempre voglia, anche se nella Advance Collection ci sono dei Castlevania simili a questo, già in Metroidvania, molto interessanti, che non avevo mai giocato, come Circle of Moon. E con il logo della Konami io vi saluto. E ci rivediamo alla prossima serie. E poi, ovviamente, quest'estate ci sarà un'estate al Mame e a ottobre e ottobre SNES, che sono classiconi. Va bene, grazie per chi c'è stato e per chi ci sarà. E ci vediamo alla prossima. Bon.